Maurizio Brauchi, Claudio Givonesi and Roberto Saviano for La Pranza dei Bambini, Proanas, La Tradizione Italiana. Congratulations, Maurizio Brauchi, Claudio Giovanesi and Roberto Saviano. How did you start in the movie business, Finland? By accident, I was. Oggi qui appunto a fare la sonorizzazione di Jua, di Kaurismäki, un film che è uscito nel 1999, essendo nel 2019 è il ventennale preciso. Farà in pratica così, dal vivo, Tommaso Tanzini suonerà, appunto, spiega cosa fa. Sì, io di solito nella band, insomma, nei campus in realtà suono il basso, a questo giro suono il mio vero strumento che sarebbe la chitarra, Simone invece da chitarrista diventa pianista. Io sono un bassista. E Davide invece è quello che in realtà riporta oggi più insomma, le stesse cose che ha sì, dal vivo. Sì, diciamo che sono un po' di campionatori, drum machine, comunque tutto sarà fatto più o meno dal vivo, quindi seguiremo anche noi come spettatori il film cercando di interpretarlo nella migliore maniera possibile. Kaurismäki è un autore molto al limite, nel senso un autore tragico, quindi non sto a spoilerare il finale, è un film comunque drammatico, però c'è sempre una sottile ironia che lo caratterizza in questi personaggi, appunto c'è quello che beve, c'è quello che finge di essere quello che non è. E quindi niente, sarà drammatico ma con degli sprazzi di felicità, niente, così.
molto bella, veramente emozionante. Mi è piaciuto molto. Ti è piaciuto molto perché? Sì. Beh, intanto perché, visto che è un film muto, il 1939 in bianco e nero, già per questo è un fatto molto interessante. E poi per il resto, la fotografia mi è piaciuta molto. Non lo conoscevo questo regista, l'ho conosciuto oggi, sono molto contento. Bello, coinvolgente, insomma, a me è piaciuto. Sono stati molto bravi, perché avevo già sentito un'altra sonorizzazione in un film e questa mi è piaciuta particolarmente. No, sono stati bravissimi, una cosa incredibile, veramente non me lo sarei mai aspettato, devo essere sincero. Juha è un romanzo di Juhani Aho, che sicuramente è uno dei scrittori più importanti nella letteratura finlandese. E prima di Kaurismäki, tre registi l'hanno portato al cinema, hanno girato la versione cinematografica del romanzo. Più famoso adattamento cinematografico di Juha è del 37 di Nyrki Tapiovaara, un regista che a me personalmente piace molto, peccato lui è venuto a mancare nel 39, poi nella guerra. E Kaurismäki, dopo tanti anni dell'ultimo adattamento cinematografico, riprende questo romanzo e lo fa in versione muto. E la colonna sonora originale di Juha è di Anssi Tikamäki, che è un musicista e compositore finlandese piuttosto importante anche per il cinema. Questo nuovo adattamento mi sembra piuttosto coraggioso e mi piacerebbe molto assistere infatti a una proiezione, perché la Juha di Kaurismäki nasce proprio dalla collaborazione del regista e di un compositore, che infatti è Anssi Tikamäki, dove l'adattamento cinematografico di Juha di versione di Nyrki Tapiovaara è chiaramente molto più fedele al testo come ambientazione storica, invece la versione di Kaurismäki è molto più fedele alla estetica di Kaurismäki come un adattamento a un'epoca senza tempo, in qualche modo si potrebbe dire. Hai tra le mani un libro. Sì, che infatti ho trovato qua anche al mio posto di lavoro, che è una piccola breve introduzione al cinema finlandese di un storico del cinema, Peter von Bagge, che è venuto a mancare qualche anno fa. Peter von Bagge in Italia è famoso per essere stato per più di 10 anni il direttore artistico del festival Cinema Ritrovato di Bologna. Peter von Bagge, insieme ai fratelli Kaurismäki, sia Aki che Mika, infatti ha fondato il festival Midnight Sun Film Festival, che è situato in Lapponia, un punto per i cineasti cinefili assolutamente molto importante. Lo scrittore Celvestio, che per me personalmente è uno dei miei scrittori preferiti, è uno scrittore finno-svedese, infatti scrive in svedese. Il suo romanzo Miraggio 1938 è stato di recente tradotto in italiano. E adesso infatti abbiamo sentito dallo scrittore a Pisa Book Festival che ci sarà anche un adattamento cinematografico dell'opera, che aspettiamo. Se on myöskin laadullisesti hieno esitys, erittäin hyvin dramatisoitu. Di questa opera in particolare è stata fatta una trasposizione teatrale molto riuscita, a mio parere, per il Teatro Nazionale in Finlandia, che andava dal settembre 2017 fino alla settimana scorsa. E considerate che i primi 50 spettacoli erano tutti esauriti, insomma è stato un successo, se ne sono molto contenta. Se oli myöskin dramaturgisesti erittäin taitavasti tehty, koska tässä tarinassa nyt yritän olla. C'è un dettaglio particolare perché uno per non rovinare la storia per voi lettori, c'è un personaggio la cui identità rimane un mistero fino alla fine del libro. E ovviamente la domanda è come si può risolvere come si può produrre questo mistero, questo segreto sul palcoscenico. E anche da questo punto di vista questa trasposizione è stata molto molto riuscita, sono riuscita a trovare una soluzione, a Teatro Nazionale sono riuscita a trovare una soluzione drammaturgica molto molto riuscita. E adesso è in cantiere una sceneggiatura cinematografica su questo stesso libro e infatti sono molto curiosa di scoprire come intendono risolvere questo problema invece nel film. Itse asiassa luulen, että se käsikirjoitus tulee tekemään ruotsiksi. No, la sceneggiatura sarà in svedese, in questo caso. E abbiamo
Storicamente una minoranza di lingua madre svedese in Finlandia, infatti tanti italiani non lo sanno, ma Finlandia ha due lingue ufficiali, sia finlandese che svedese. Qua a Roma con le altre ambasciate nordiche organizziamo un festival dedicato al nostro cinema dei paesi nordici, che quest'anno il Nordic Film Fest sarà dal 2 al 5 di maggio a Casa del Cinema di Roma. E sicuramente l'intenzione della nostra rassegna è presentare ai spettatori italiani cinema nordica nella sua grande varietà, perché autori come Kauris Mäki sono molto conosciuti, però ci sono tanti cineasti da scoprire e tanta cinema da vedere. Quasi per caso mi sono praticamente ritrovata nei panni di una criminale. E di quale crimine potresti mai essere accusata, a parte quello di oltraggio alla moda? Ma da quanto lo attendavamo, un film che potessimo gradire senza se, senza ma. Ebbene, questo film è arrivato, titolo originale Can You Ever Forgive Me, tradotto in Italia con qualche competenza in copia originale. Protagonista è una straordinaria, strepitosa Melissa McCarthy nei veri panni di Lee Israel, scrittrice dedita soprattutto alle biografie, che se la passa male finché non le si accende una lampadina. Questa lampadina riguarda le lettere autografe che lei, con molta documentazione e molto estro, molto inventiva, molta empatia, inizierà a scrivere di pugno proprio, quindi a falsificare. Al fianco di questa straordinaria Melissa McCarthy c'è un altro attore straordinario, questa volta inglese, Richard E. Grant. Entrambi sono candidati agli Oscar. Il film è anche candidato nella categoria sceneggiatura non originale, per cui potrebbe avere qualche chance. Viceversa, quelle degli attori purtroppo meriterebbero entrambe la statuetta, sembrano essere al lumicino. Non di meno, il film, andatelo a vedere, riconcilia con una parte abbastanza importante della nostra vita qui e ora, ovvero con il concetto di verità e finzione. C'è solo un diritto d'autore, verrebbe da dire, o c'è anche un diritto d'empatia? E qual è il concetto della falsificazione, che pretende di dialogare anche filosoficamente con il vero e con il falso? Ecco, tutto incarnato in una storia umanissima, sebbene la protagonista sia abbastanza respingente, si fa fatica a identificarsi, si fa fatica a immedesimarsi in lei, eppure una come Lee Israel la conosciamo tutti, soprattutto nelle redazioni, nelle case editrici. Ecco, è una figura che pullula, come si dice. Andate a vedere questo film e capite anche qual è il vostro originale, meglio, qual è la vostra copia originale. Non mi pento di nessuna delle mie azioni. Per molti versi è stato il periodo più bello della mia vita. Alla prossima puntata.